È arrivato a quando? Guarda come è secco questo. Non mangio, io mangio tanto. Questa è una roba che vedevo colorata da quando sono passata. Volevo cercare di togliere la cintura per vedere quanto è largo, se mi fa no, purtroppo no. Buongiorno, bentornati in questo nuovo vlog. Oggi vi do il buongiorno dalla macchina. In realtà ho già finito di fare tutto, tutte le mie commissioni, sono andata anche al mercato a fare la spesa. Cercavo delle magliette molto semplici, basiche, a manica corta da mettere tutti i giorni, però molto semplici, però non ho trovato nulla, quindi non ho comprato praticamente niente se non la spesa. E niente, noi ci aggiorniamo tra un secondo. Smettila. Rieccomi, sono appena arrivata a casa, qua c'è Giorgia, adesso poi si fa vedere così vi saluta. Sono andata al mercato, come vi dicevo, ho fatto un po' di spesa. Che c'è? Parla almeno, altrimenti sembra che se parlo da sola. Ecco, si sente, c'è Giorgia. E adesso ci prepariamo da mangiare, anche se io mi sa che mi faccio una piadina, così, al volo, con il petto di pollo al forno. Tu? Ok. Va bene la piadina anche per te? Mm-hmm. Comunque ci facciamo una piadina, infatti sono andata all'Inns a prendere il petto di pollo al forno. Quello là dell'Inns è buonissimo, lo pago 1,29€ quello di tacchino e 1,39€ quello di pollo, che tra l'altro è aumentato. Prima costava ancora di meno, ma comunque rispetto agli altri costa meno ed è buono proprio di gusto. Poi ho preso 4 hamburger per stasera. Altro petto di pollo, siccome non vado mai all'Inns, quando vado prendo qualche pacco in più da tenere. Poi grana padano grattugiato, poi scaglie di grana padano per l'insalato oppure da mettere anche sopra il petto di pollo con un po' di glassa di aceto balsamico oppure sul manzo o sulla carne cruda. Al mercato ho preso 4 mele, i limoni, un cestino di fragole bellissime, asparagi, pomodori, un po' di patate, un ananas, carote e uova. Non ho comprato nient'altro perché qualcosa avevo già in frigo e ho comprato giusto due cose che mi mancavano, ho speso più o meno sui 10 euro. E poi ho preso questo set di tazzine, le ho pagato 3 euro, 6 tazzine, un ottimo prezzo, e siccome quelle che ho sono troppo giganti per il caffè, ho preso appunto queste, 3 euro. Semplici, in vetro trasparenti. Vedete, sono così molto molto semplici, però un pochino più piccole di quelle che ho, che sono giganti per il caffè. Sono di Puglia, quindi... Giorgia è il fidanzato di Roma, un pochino più lontano potevi trovarlo, eh. Comunque mi sto facendo la piadina e provo queste qua che ho trovato nella degusta box, infatti non le ho comprate apposta perché sapevo di avere queste a casa. Il pacco da 7 pezzi, così le provo e poi... Quindi una piadina con il petto di pollo e il formaggio. Oggi mi devi fare pure le unghie. Ma tu proprio? Non ci penso minimamente perché mi rovino. Almeno lo smalto, cioè dai, non posso andare sempre in giro con queste unghie. Eccole qua, pronte, però la prossima volta le faccio con un ripieno tipo così. Metti oh! Qua c'è Giorgia che usa tutti i miei prodotti, vero? E ogni volta che viene qua mi ruba sempre cose, vestiti, cose. Ti sto interpretando come video, tu hai così. Ah, se che stai facendo quello che faccio io nei video. Ah, ecco, ok. Questa se vuoi te la regalo. Che cos'è? Crema viso. Mettila se vuoi. Prova. Ma puzza di culo, Nicola. Ma Giorgia!
giuro. Cosa dici? Ti giuro. Oh, ti giuro, Nicole, ma cosa mi stai facendo mettere in faccia? Siamo sicuri che sia crema per la faccia? Va. Mamma mia, che puzza. Ma cosa dici? Che puzza, che profuma! Ma no. La tengo io, non c'è problema, eh. Puzza di culo. Puzza di culo. Giorgia mi sta prendendo tutti i trucchi. Ovviamente, come sempre. Come sempre. Cosa? Questo colore qua. No, allora, il fondotinta che uso io per te non va bene. Perché quello è troppo scuro. È già scuro per me. Lo uso quando sono abbronzata. Guarda. No, è troppo scuro quello. Poi diventa giallo dopo un po'. Si ossida. Forse è quello. Cosa c'è? Stiamo andando a fare una passeggiata, anche se dopo ci fermiamo un attimo al supermercato perché devo prendere i panini per fare i panini con gli hamburger perché all'Inns erano finiti, quindi entrerò un attimo al Lidl, siccome è quello più vicino, e compro i panini e ci facciamo una bella passeggiata, magari adesso andiamo anche a mangiare un gelato. Mm-hmm. Oggi c'è una giornata bellissima, stupenda, però c'è un pochino di vento, non so se si sente, spero di no. Domani piove perché è stata proprio Giorgia a dirmi di uscire per andare a fare una passeggiata, quindi domani piove. Sì, però no, dai, spero di no. Ti farei una collana con le margherite, sai? Una collana con le margherite. Aspetta. Sì, tenero. Cosa? Non c'è ancora nessuno, strano. Giorgia, no, che c'ho paura, Giorgia, mamma che mi devo aiutare, questa me la paghi, sappilo, Giorgia, come si chiama sto gioco, aiuto, tipo... Giorgia, come si chiama, tipo, non lo so, non mi ricordo, c'è un'altalena però, non... cioè non proprio un'altalena, ma ecco. Tanto qua da poco hanno messo tutti questi attrezzi. Però c'è sempre un sacco di gente, infatti non riesco mai ad usarli perché è sempre pieno. Ma è ancora presto e oggi c'è poca gente, ma alle 4 si riempie. E quindi ne approfittiamo per fare qualcosina adesso che non c'è nessuno. Giorgia, sì, certo, la ciclette con i jeans, gli anfibi. Cioè, proprio, sei vestita proprio, guarda, in modo adeguato per fare palestra oggi. Quindi c'è la ciclette, poi c'è questo. Devi tenerti in equilibrio. Una volta non c'erano tutte queste cose, le hanno messe da poco. Poi c'è questo. Per fare gli esercizi. Poi c'è questa specie di panca. Questo. Un'altra panca e poi c'è questo che serve, ecco qua. Sembriamo delle... Comunque bisogna scaricare l'app Compan Cardio. Abbiamo preso un gelato, io ho preso il Magnum Michelangelo, Giorgia ha preso quello alle mandorle. Questo è nuovo, vero che è nuovo questo qua? Sì. Così lo assaggio, l'abbiamo preso qua nel bar che c'è al parco. Assaggiamo questo Magnum. Buono. Aspetta. Mamma. Al mio telefono. Tu mangi prima tutto quello fuori? Come gusto mi ricorda
il Raffaello, cocco, cacao, cioccolato bianco e lampone. Poi devo prendere il tè, che ce l'ho in regalo, questo qua lo sa, e questo giochi in regalo, me ne prendi uno per favore con le mani occupate. Finalmente sono arrivata a casa, sono andata a camminare con mia sorella, siamo andate al parco. Ho provato anche i nuovi attrezzi che hanno messo, cioè in realtà non sono proprio nuovi, ci sono già da un bel po', però per me sono nuovi perché non li ho mai provati praticamente, perché tutte le volte è pieno di gente, chiaramente chi arriva primo li usa, e niente, oggi siccome non c'era nessuno ne ho approfittato e ho provato i nuovi attrezzi. Poi siamo andate al Lidl a comprare i panini per fare i panini con gli hamburger stasera. Ho preso lamponi, una bottiglia di estate perché ce l'avevo in regalo con la carta Lidl e basta, non ho comprato nient'altro. Adesso mi faccio una bella doccia e mi cambio, non vedo l'ora perché sono vestita così praticamente da stamattina, ho la tuta lilla e ho messo questa maglietta sempre sportiva e non mi sono cambiata di proposito perché ho detto tanto devo andare a camminare, magari sudo, niente, mi lascio addosso queste cose e poi più tardi mi faccio la doccia e metto tutto a lavare. Infatti ho fatto così. Quindi adesso mi faccio una bella doccia e noi magari ci aggiorniamo tra un secondo. Eccomi, sto iniziando a preparare la cena e poi dopo vi faccio vedere una cosa, quindi mangiamo e poi più tardi con calma vi faccio vedere un regalino che ho ricevuto. Eccomi, allora vi faccio vedere il regalo che ho ricevuto da parte della mamma di Omar. In realtà è il regalo di Pasqua, però mi è arrivato adesso, quindi ve lo faccio vedere ora. Mi ha regalato questo zainetto bellissimo di Diseguall Lilla. È stupendo. Era da tempo che cercavo uno zainetto del genere, perché non so se vi ricordate, chi segue tutti i vlog sicuramente sì, però era da tempo appunto che cercavo uno zainetto in tessuto, quindi non in pelle, in ecopelle, perché con il caldo in estate, io utilizzando tanto lo zainetto anche quando vado in bici, mi suda tantissimo la schiena e quindi d'estate preferisco uno zainetto in tessuto. Poi chiaramente è sempre uno zainetto che rimane comunque appoggiato sulla schiena, però secondo me non fa sudare come quello in pelle. E lei ha trovato questo appunto di Diseguall e me l'ha regalato per Pasqua. È bellissimo, stupendo. Poi ha un sacco di tasche. Ve lo faccio vedere perché magari qualcuno come me cerca uno zainetto che non sia in ecopelle e appunto questo è tipo in tessuto. Se vi interessa, ecco, ve lo faccio vedere per questo motivo. Ha questo dettaglio della scritta qui. Ha questo taschino davanti con i bottoni. Poi ha un'altra tasca qua, bella capiente, e poi un'altra qua dietro, anche questa molto capiente perché arriva fino in fondo. È molto leggero, adesso ve lo faccio vedere anche dentro perché sì, l'ho visto alla veloce, però non l'ho guardato proprio attentamente. Come vedete c'è ancora la carta dentro. Perché mi è arrivato poco fa. Anche dentro ha una tasca con la cerniera, sempre con le scritte all'interno. Appunto, la tasca con la cerniera e poi un altro taschino. Molto molto bello, mi piace tantissimo. A parte il colore che, vabbè, a me il lilla, soprattutto quest'anno, piace tantissimo. Chiaramente il prezzo non lo so perché è un regalo, infatti sul prezzo, sul cartellino non c'è il prezzo, però se vi interessa è di Diseguall, molto molto bello. Ecco, solo qua sotto penso sia tipo in ecopelle, per il resto è tutto tipo in tessuto, ecco, è molto molto leggero. Qui dentro almeno posso mettere la borraccia termica perché io mi porto sempre l'acqua dietro, però quello che stavo utilizzando adesso non ci entra il portafoglio, figuriamoci la borraccia termica. Almeno qui ci sta tutto, borsa della spesa, borraccia termica, il portafoglio, tutto quello che mi serve. Che poi vi dico la verità, a me Diseguall
non è mai piaciuta come marca, semplicemente perché io non amo le maglie con troppe fantasie, troppo colorate, però devo dire che ultimamente mi sta piacendo. Ho notato che sta facendo anche delle linee più semplici, quindi senza troppe fantasie, tipo questo zainetto che è molto molto semplice per essere di Diseguall. Come vedete non c'è praticamente nulla se non la scritta, diciamo, in rilievo. Se non questa trama fatta così, però è davvero molto semplice. Però devo dire che adesso mi sta piacendo perché rispecchia un pochino di più i miei gusti, quindi un pochino più semplici e senza troppe fantasie. E niente, volevo farvelo vedere, così se vi interessa lo trovate o sul sito di Diseguall o nei negozi. E nulla, io chiudo qua questo video, è stato un video super semplice, ma secondo me carino e di compagnia. Direi super improvvisato perché non avevo in mente di girare il video oggi, vi dico la verità. Però poi ho deciso di filmare ed è uscito, ecco, questo vlog. Spero che vi sia piaciuto, un vlog semplice e di compagnia. Un bacione grandissimo, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.